Ciao a tutti da GF Elettronica, questo è un video dimostrativo per visionare alcuni dei tanti prodotti disponibili sul nostro sito. Il sito è www.ledlightshop.it, un e-commerce dove troverete tutti i prodotti. E allora, partendo dai cavi, questi sono cavi per la connessione di moduli, strisce, barre, alimentazione sia a bassa tensione che alta tensione. Questo è un due poli. Ecco. Questo è l'ingresso alimentazione dove vanno saldati i terminali e questo è il connettore. Vanno connessi maschio e femmina. Tramite blocco automatico. Simili ci sono anche da 3 poli e 4 poli. Sempre con lo stesso sistema di bloccaggio. Questo è un 4 poli, ottimo per le strisce RGB o per i moduli RGB. Questo invece è un connettore per esterno IP68 e l'isolamento. Maschio e femmina col bloccaggio a vite. I terminali per la saldatura. Con la connessione negli alimentatori. Questo è un tre poli, ottimo per i moduli digitali, moduli strisce digitali, che più avanti vedremo. Ok, ora andiamo ai dimmer. Come dimmer, il primo disponibile è il piccolino dimmer col telecomandino, telecomando a radiofrequenza, cioè a distanza non infrarosso. Possibilità di regolazione sia i giochi luce che effetti. Ecco qua. E allora vediamo se prendiamo la messa a fuoco. Ok, e allora, il primo rosso, accensione e spegnimento, bricked e la regolazione manuale della potenza. 100%, 50%, 25% sono le selezioni standard, diciamo, della potenza. Poi ci sono i giochi luce con mode e la velocità del gioco luce, che sarebbe lampeggio, flash, strobo, eccetera. Per quanto riguarda il controller, il dimmer è formato da i connettori laterali maschio e femmina, e questo modello può al massimo pilotare 12 ampere. Alimentazione d'ingresso dai 5 ai 24 volt, un ottimo prodotto. Poi andiamo sugli alimentatori, che sono anche disponibili in varie tensioni. Questo per esempio è un 12 volt 5 ampere, tensione d'ingresso 220 con regolazione. Ho i piccolini 12 volt, per esempio questo 1 ampere. Abbiamo dei dimmer touch, sempre con i connettori maschio e femmina laterale. Questo per azionarlo basta cliccare, sfiorare il dimmer per regolare la potenza della luce.